buongiorno a tutti, benvenuti a questa terza giornata di Internazionale a Ferrara, a questo panel, a questa conferenza sul razzismo. È una conferenza a cui teniamo molto, abbiamo moltissimi ospiti, ma prima di presentarveli e di parlare con loro di che cosa è successo nel nostro paese nell'ultimo anno, di quali sono le radici della xenofobia, di questa ondata di intolleranza, di paura verso le persone di origine straniera, in particolare verso gli afrodiscendenti nel nostro paese. Prima di parlare di tutto questo vorremmo mostrarvi un video che è stato realizzato da un gruppo di giovani ferraresi che ha un osservatorio qui a Ferrara sul razzismo, si chiama Occhia Media. Osservano quello che succede sui mezzi di informazione nazionale proprio con l'attenzione a questa questione. Nel senso che Greta sia nel sangue. L'UNHCR, l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, ha espresso profonda preoccupazione per il numero crescente di attacchi compiuti in Italia nei confronti di migranti, richiedenti asilo, rifugiati e cittadini italiani di origine straniera. Macerata, 6 persone, originarie del Ghana, Gambia, Mali e Nigeria, vengono colpite e ferite per le vie della città da un uomo che spara dalla propria auto. Mica casa tra le vittime nel comune che sono tutti neri e che si ritrovano il giorno dopo con la notizia del coinvolgimento di un uomo nigeriano nella morte di Pamela. Un uomo bianco italiano che ha sparato era stato precedentemente candidato con la Lega Nord alle amministrative di un comune limitrofo. Firenze, il giorno dopo le elezioni. Un ambulante d'origine senegalese, Idi Diene, viene colpito da spari di pistola di un uomo di 65 anni che la mattina aveva deciso di suicidarsi a causa dei debiti ingenti accumulati, ma che alla fine ha deciso di uccidere io. Il procuratore responsabile dell'indagine ha escluso motivazioni razziali per l'aggressione. Vivo a Valencia, un sindacalista, Somaila Sacco. Originario del Mali, è stato ucciso fucilato da un 43enne italiano mentre stava raccogliendo delle lamiere in una fabbrica abbandonata. Gli uomini che erano con lui, neri anche loro, sono rimasti feriti. Roma, una bambina rom, poco più di anno, viene raggiunta da un colpo di pistola sparato da un uomo sul balcone di una casa. Il matrimonio si è individuato, un giornale nazionale ha commentato. Non si esclude l'ipotesi di un colpo accidentale esploso da amici e familiari. La bambina rischia di rimanere paralizzata. Amelia, Zeytouni Eli, di origine marocchina, viene picchiata a sangue da due uomini italiani e muore, abbandonato sulla strada. Moncalieri, Daisy Osacque, una giovane donna nera che fa parte della nazionale italiana di atletica leggera. Viene colpita all'occhio da un uovo che viene lanciato da un'auto in corsa. È stata operata alla cornea. Anche in questo caso il PIR ha escluso motivazioni razziali. Daisy invece ha dichiarato, a mio avviso stavano cercando una persona di colore, una ragazza. Caserta. Due ragazze provenienti dal Mali vengono affiancate da una Fiat Panda. Al grido Salvini, Salvini, i due giovani a bordo scaricano contro di loro alcuni colpi con una pistola d'aria compressa. Un uomo di 22 anni, vicino del Mali, viene colpito due ragazzi con un fucile a bambini. Ha sentito il loro risalto e ha disparato. Un uomo di 22 anni, vicino del Mali, con un motorino, con due persone, da cui parte un colpo di pistola d'aria compressa. Gli uomini di origine nigeriana vengono colpiti da proiettili di gomma originati da un'alfa cilindro. Vincenzo. Un operaio capo italiano, mentre lavoravo sul ponteggio, viene colpito da diversi colpi di una carabina. L'uomo che ha sparato ha detto ai carabinieri che voleva prendere un piccione. Adesso mi chiedete a Tito, originario di là, mi ha appena avvicinato a lavorare per il piccione.
di Occhio e Media, in particolare Shazed Mohamed che ha realizzato, che è qui in sala e che ha realizzato questo video. Per tutti. A Ferrara Gibi leggeva la lista delle più di 30.000 persone morte nel tentativo di raggiungere l'Europa. Era impressionante ascoltare quante di quelle persone sono rimaste senza nome. Essere senza nome, morire senza nome, vuol dire che le famiglie a casa non sapranno mai che quella morte è avvenuta, vuol dire lasciare nella sospensione moltissime persone, l'impossibilità di elaborare quel lutto. E questa cosa probabilmente ci ha permesso anche di ignorare quelle morti. Delle persone senza nome, dei numeri possono essere ignorate, delle persone con dei nomi, con delle storie, con delle famiglie al loro fianco non possono essere invece dimenticate. Una delle storie che mi ha più colpito quest'anno facendo il mio lavoro è stata la storia di Diene, che è morto, è stato colpito sul ponte Vespucci in una giornata qualsiasi del suo lavoro. Era un venditore ambulante, viveva in Italia da moltissimi anni. La notizia della sua morte è stata data in sordina dai giornali, perché ricorderete che è avvenuta a ridosso delle elezioni politiche del 5 marzo, eravamo tutti occupati con i risultati delle elezioni politiche e quindi ci siamo distratti da quello che è successo a Firenze sul ponte Vespucci. Appunto, un pensionato ha aperto il fuoco, lui ha detto appunto che non aveva un movente razzista, ma che non aveva un movente razzista lo dice anche Luca Traini, che qualche giorno fa è stato condannato a 12 anni per tentata strage, per tentato omicidio plurimo, per porto d'armi illegali a Macerata, perché una mattina di febbraio, un mese dalle elezioni italiane, si è messo a girare per strada con la sua Glock e a sparare contro tutte le persone che incontrava, che avevano la pelle nera. Qui oggi abbiamo la fortuna di avere una parte della famiglia di Diene. Io li ho incontrati a Pontedera, ho incontrato e oggi ci hanno fatto questo regalo di venire qui a Ferrara, a Liu Diene e Marema Diene, il fratello di Diene e sua cognata. Allora chiederei a loro chi era Idi Diene, di raccontarci che cosa è successo quel giorno di marzo in cui hanno perso un fratello. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Diene Aliu, sono io il fratello di Idi Diene. Questo giorno di 5 marzo io ero in Senegal. Io ero in Senegal. Mi hanno chiamato e mi hanno detto che hanno ammazzato mio fratello Diene Idi. E quindi il giorno dopo io sono tornato qui in Italia, perché io sono tornato per prendere il salmo e per portarlo in Senegal. Quindi è una cosa veramente che non va bene, veramente non va bene, perché il Diene è venuto in Italia per lavorare, solo per lavorare, lui non conosco niente, solo per lavorare. Quando parto la mattina va a lavorare, la sera torna a casa. Marema Diene, vuoi aggiungere qualcosa sul ricordo di tuo cognato, Idi? Buongiorno a tutti. Mi chiamo Diene e Marema.
Titi era come una padre per me. Era come una, come io dicevo padre a Idi, i miei figli li guardavano come nonno. Io, il destino mi ha portato qui. Non è che noi vogliamo, vogliamo. Qualche volta c'è il destino che ti porta un posto. Il destino mi ha fatto partorire 3 figli qui in Italia. Come tutti gli italiani hanno partorito, dove io abito a Ponte de Rauf, partorire 3 figli, i bimbi vanno all'asilo insieme con tutti, condividiamo tutti i compleanni, cose belle. Ora, i miei figli mi chiedono dov'è, io non ce l'ho la risposta, perché non vuol dire che la mamma è stata, perché uno ha 7 anni, uno ha 5 anni, uno piccolo, che era tutto per loro, perché era una persona che piaceva i bimbi, giocavo con loro. Noi auguriamo che questo non capita mai più qui in Italia, perché è una cosa bruttissima, non è bello da ricordare. Era una persona bravissima, può vivere con tutte persone. Lui diceva, Maremma, io sono una persona di pace, basta non dirmi che questo porto non esce per andare a lavorare. Qui io farò tutto per impedirlo. Però quando tu, io ti dico buongiorno, se non mi saluti, io va via, non c'è problema. Magari domani tu mi saluterai. Lui era così, era bravissimo, molto bravo. Uno degli articoli che ho scritto quest'anno che ha dato più fastidio è stato quando appunto è morto i Didiene, sono andata a casa di Aliu e loro stavano facendo una veglia funebre, c'era tutta la famiglia, c'era tutta la comunità senegalese di Pontedera, di Firenze, e c'era anche Kenne, questa donna che ha perso 2 mariti, Sammo 2 e poi i Didiene. E a Kenne ho chiesto di spiegarmi che cos'è il razzismo per lei, che cos'è il razzismo per te? Il razzismo, possiamo dire che è diverso il razzismo, c'è qualcuno che non può trattenere dentro. Io prima, mio figlio che ha 7 anni ora, che fa seconda B qui in Italia, è nato qui, va all'asilo. Prima, quando lo portava all'asilo, io vedevo altre mamme con i loro figli, le sai, i bambini e bambino, capito? I bimbi venivano da noi, verso di noi, con i miei figli, e vedevo le mamme tiravano i loro figli. E io tiravo mio figlio. Certo, perché noi... perché noi in Senegal, noi siamo cresciuti nella condivisione, nell'armonia. È così, e da questo noi trasferiamo questo ai nostri figli, perché noi condividiamo. Io ho detto a qualcuno fuori che quando qualcuno arriva a casa mia, tu non sei ospite, tu sei tra di noi. Noi crediamo a questo, però qui dove abitiamo tu vedi gente che fa ognuno quanto suo, e noi questo si fanno un po' tirare indietro, perché quando tu sei una persona accogliente, ti vedono che sei... loro hanno paura di noi, anche noi ora abbiamo paura. E il bimbo mi chiede, mamma, perché tutti tiravano i loro figli? Io dico, io tiro te anche. Però ora, quando siamo iniziati a scuola, loro si cominciano a giocare. Tu vedevi ogni mattina, tu vedevi i mamma non ti salutano nemmeno. Però quando i figli arrivano a giocare, loro ti salutano. Però con il tempo, speriamo che questo svanisce, perché i bimbo sono l'avvenire di domani e dobbiamo coltivare questo ai nostri figli. Perché questo è fondamentale per la giovanile, di crescere insieme, di condividere insieme, non è che i problemi di pelle. Perché nel mio sangue può salvare un altro bianco che ha lo stesso gruppo di sangue. Quindi... ma con questo io ho visto che mio figlio ora ha un posto dove abitiamo ora a Ponte de Rauf, un posto nella società, perché i bimbi gli piacciono. Quando arriva mio figlio che chiama Abedou,
tutti si arrivavano di eccola il nostro caffè latte, è arrivata a Bedou. Tutti li baciavano. Questa è la bellezza della vita. Poi ognuno quando esce a scuola va a casa sua, però quando siamo al parco giochi, condividiamo. Un giorno mi ricordo, mio figlio è andato a scuola, dimenticato lì merenda. E sono andato, ho trovato che la scuola era chiusa. Dite, ma oggi tu non hai portato il tuo merendino? Ma dite, oh, meno male ci sono i miei amici, ma l'ho dato anche un pezzettino di loro. E questo è il bello. E io voglio crescere mio figlio così, e speriamo che tutti si crescano così. E speriamo per tutti, eh? Grazie mille. Sono soltanto due rappresentanti di una grandissima famiglia, di una grandissima famiglia e di una grandissima comunità, la comunità senegalese di Firenze. Qualcuno durante la grande manifestazione antirazzista che c'è stata subito dopo l'uccisione di Diene ha detto che la comunità di Firenze è stata colpita perché è una comunità integrata, è una comunità che vive da moltissimi anni nella città, che lavora, è una comunità di cittadini. Noi non siamo appena arrivati, non siamo, siamo cittadini di questa città, ci sentiamo parte di questa città. In questo senso viene colpita l'uguaglianza che i senegalesi di Firenze praticano ogni giorno con i fiorentini, perché in qualche modo da molti anni sono fiorentini. In Senegal hanno raccontato che era rimasto un rappresentante Mamadoufal della comunità di Firenze, ma ha raccontato che nel libro d'oro di Firenze, della città di Firenze, c'è il ricordo della visita del presidente Senghor, un presidente amatissimo in Senegal che arrivò a Firenze nel 1962 e scrisse proprio Firenze è una città di pace. Questa testimonianza di un rapporto antico tra il Senegal, la comunità senegalese e quella città. Allora io chiedo a Pape Diaw perché che vive, che è un rappresentante di quella comunità, perché Firenze è stata colpita ben due volte da questi attacchi così violenti. Ed è vera questa cosa del fatto che appunto siete cittadini e quindi in qualche modo è questo vostro essere parte che viene colpito? Buongiorno, innanzitutto grazie al pubblico di essere numerosi e grazie a voi dell'invito. Prima di tutto io vorrei veramente ringraziare la famiglia di Diene, perché è una famiglia che è stata colpita due volte da una tragedia tremenda, triste, e nessuno ha mai sentito da parte loro gridare vendetta. E quindi io veramente ho una grande stima per questa famiglia, per la grande dignità in cui hanno portato per due volte un lutto tremendo. È vero, la comunità senegalese in Toscana, possiamo dire che l'immigrazione senegalese in Italia è nata in Toscana, perché noi la nostra associazione l'abbiamo costituita nel febbraio del 1988 con uno statuto registrato e tutto. Quindi noi siamo dei fiorentini a tutti gli effetti, anche lui quando parlava lo sentivate sotto l'H come lo pronunciava. E quindi era una comunità, da quando è stata formata, è stata costituita nell'88, ma in realtà i primi venditori ambulanti, io l'ho visti sul Ponte Vecchio, era all'inizio del 1985. Solo che all'epoca gli stranieri non potevano alloggiare dentro la città, quindi la polizia appena ti trovava ti metteva subito sull'aereo e ti riportava a casa, all'epoca esistevano veramente le espulsioni. E quindi tutti alloggiavano fuori dell'aeroporto di Firenze. E durante tutti gli anni 90, non soltanto la comunità senegalese, devo dire che forse l'omicidio ha colpito la comunità senegalese, ma ha colpito la comunità africana in tutto il suo insieme.
perché come comunità africane abbiamo fatto un lavoro a Firenze, un lavoro di collaborazione, di condivisione sia col comune sia con i cittadini. I senegalesi erano benvenuti a Firenze. Quando mi domandano ma perché i senegalesi, io l'unica spiegazione che mi posso dare è che dico forse i senegalesi sono più visibili, perché l'ambulantato è quello che si svolge per strada, quindi quando una persona esce per strada vede subito i senegalesi, eppure i senegalesi non sono la comunità più numerosa, sono la quarta, la quinta, ma essendo sempre facendo un lavoro di prossimità, sempre al lavoro, per la strada, sul bar, quindi il primo arrabbiato quando viene che si trova davanti ai senegalesi. Io dico che forse questo è il motivo, ma non c'è un motivo preciso per dire io voglio colpire proprio lui perché è senegalese. Ma la cosa che ci ha sorpresi, perché l'omicidio di Firenze rimarrà sempre uno dei omicidi più efferati della storia di questo paese? Perché quando hanno ucciso i ragazzi, noi eravamo lì con i due corpi, quindi facevamo fatica a tenere i ragazzi. Eravamo in Piazza Dalmazia, ricordiamoci che erano due morti già per ricordiamo tutti. L'episodio di Piazza Dalmazia del 2011, ricordiamolo per il pubblico che magari non si ricorda, perché purtroppo nel 2011 un fascista, uno che frequenta Casa Pound, Giancarlo Casseri, uno di Pistoia, perché sappiamo che anche a Pistoia c'è una parte ancora abbastanza fascista, e quindi non ha fatto altro che una mattina si è alzato, Piazza Dalmazia è un luogo di Firenze dove si svolge un mercato tutti i giorni, dove ci sono i venditori ambulanti. Lui è arrivato, c'erano due ragazzi, ha visto dove vendevano i ragazzi, ha estratto la pistola e si è messo a sparare a questi ragazzi. Tra l'altro è successa una grande confusione, perché io sono tornato dal lavoro a casa mentre mangiavo, parlavo di regolamento di conti fra bande di extracomunitari, questa è stata la prima notizia. E quindi io mi sono messo a continuare a mangiare, non immaginavo neanche, dopo che mi arriva una telefonata, quindi hanno ammazzato i senegalesi. Arrivo lì, mentre tenevamo i ragazzi, ci arriva un'altra telefonata, perché lui dopo aver sparato questa Dalmazia è risalito in macchina, da lì a Mercato San Lorenzo, sono circa 7-8 km, è venuto nel mercato principale di Firenze. Lì poteva veramente essere una strage, perché è un mercato pieno di turisti. E lì ha sparato altri senegalesi. Quindi questa strage, lui ha lasciato due morti e un ragazzo di 27 anni, Mustafa, di cui tutt'oggi è lui sulla sedia a rotelle a Firenze. E quindi era veramente un grande momento di smarrimento per la comunità fiorentino tutto in suo insieme, e c'è stata una buona reazione, diciamo, da parte sia delle comunità africane sia della popolazione. Però a distanza di questi anni dico che cosa è mancato secondo me. L'omicidio di Firenze è stato, dopo l'omicidio, un'occasione mancata, perché poteva essere l'inizio di un nuovo cammino per una costruzione di una società condivisa e di come trovare un momento di sensibilizzare i giovani, di come insegnarli a decostruire il razzismo e a valorizzare. Questo è quello che è mancato dopo, diciamo, questo. E la comunità, nonostante questo, ha avuto una reazione lì per lì, come quando accade, fra le due sparatorie, io penso che la gente era impazzita. Correvano in tutti i modi, elicotteri che sorvolavano, macchine della polizia, sembrava un far west, e facevamo fatica a tenere i ragazzi fermi. Ma voi capite, due morti, poi un'altra sparatoria, tre persone all'ospedale, e in tutto questo dentro uno smarrimento, è veramente, è stato un momento che noi eravamo responsabili, eravamo veramente smarriti. E abbiamo visto un doppio dramma, perché il mio primo pensiero è andato in Senegal. I giovani senegalesi, quando sentiranno questo, mi domandavo ma come reagiranno ad attaccare? E noi
la prima volta che sono andato a quei corpi, io quando noi siamo arrivati nel villaggio, io mi sono vergognato come un ladro. Mi sembrava un fratello grande, io sembravo un fratello grande che non è stato in grado di difendere i fratellini. Io li riportavo morti. Quel giorno ho pianto. Erano i suoi parenti che ci calmavano noi, loro che avevano perso il figlio. Sono loro che ci calmavano, dicevo, guarda, è stato il volere di Dio. Noi abbiamo visto tutto il villaggio seduto. Nessuno piangeva, nessuno gridava vendetta, nessuno ha mai sceso per la strada in caccia di persone di colore bianco. Io penso questo per me è stata una grande lezione di umanità. Io questo su questo. Quando è morto Idiviene, io mi ricordo la tua rabbia e mi ricordo anche l'esplosione di rabbia della comunità senegalese di Firenze, ma mi ricordo soprattutto però la reazione del sindaco di Firenze, Dario Nardella, che era scandalizzato per quelle fioriere che erano state divelte. È passato un po' di tempo, sono passati un po' di mesi. Come hai interpretato quella reazione di quell'amministrazione con cui pure avete lavorato moltissimo appunto come comunità? Molti di voi sono stati anche rappresentanti politici, hanno lavorato all'interno delle istituzioni. Vede, io dal punto di vista politico sono molto deluso dalla reazione dei nostri amministratori. Io sicuramente, se l'omicidio di Gene fosse stato il primo omicidio a Firenze, avrei reagito in modo diverso. Ma prima abbiamo avuto due morti e tre feriti, uno sulla sedia a rotelle. Nel giro di pochi anni, un'altra volta, la cosa che mi ha fatto veramente arrabbiare, che mi ha fatto reagire così, per la seconda volta volevano farci credere che era un altro pazzo, che è una città di pazzi. Allora sono andato fuori. Perché se era la domanda soltanto sull'omicidio, avrei reagito sicuramente in un modo molto bello. Ma il fatto, la prima volta ci dicono un pazzo, la seconda volta un altro pazzo. Allora uno va fuori di testa. Ma dopodiché, ma vedete, c'era anche una, a dire la verità, c'era anche una rabbia di fondo. E mi spiego. Perché dopo l'omicidio di Piazza Dalmazia, io credo che la politica per 5 anni ci ha preso in giro come comunità senegalese. Perché loro, io pensavo che dopo l'omicidio il comune, amministrazione e scuola avremmo costruito un percorso per evitare che questo non gli accada, fare un lavoro sul territorio tutto l'anno. No, il comune, a parte aiutare la vedova, non ha fatto nient'altro. Loro aspettano soltanto. Ogni anno vengono quei gonfaloni. Sì, questa è una, scusate, questa è una presa in giro. Io non ci sto. A 60 anni che mi prendete in giro, che non faccio niente durante tutto l'anno e aspetto per venire qui e portare la bandiera di dire siamo antirazzisti. L'antirazzismo si pratica con i fatti, non ha parole. Purtroppo i tempi cambiano, le persone cambiano. Il sindaco di Firenze, eravamo consiglieri comunali insieme, io ero consigliere comunale di fondazione. Dai discorsi che facevano, io quando li guardo oggi, veramente faccio fatica a capirli. Però sentire un sindaco che si dice di sinistra, dire che gli stranieri sono troppi nelle graduatorie comunali, ragazzi, che dire? Che dire di queste persone? E allora se ci ritroviamo in una situazione politica, hanno delle grandi responsabilità. E la legge sul decoro urbano, ma attenzione, la vecchia legge l'aveva fatto la vecchia amministrazione, lui non fa altro che proseguire le stesse politiche che facevano quell'altro. E quindi
c'è una delusione di politica, non c'è stata una risposta politica. Loro hanno usato questo in modo strumentale, come spesso accade nella sinistra, usare l'immigrazione in modo folcloristico. L'immigrazione non è folklore. Quello che i nostri amministratori di sinistra non hanno mai capito è che l'intercultura non è couscous e tamburi. L'intercultura è una pratica tra uomini. E io penso che dopo poco tempo, io pensavo che dopo i fatti di Firenze saremmo rimasti ancora molti anni senza che fatti del genere potessero accadere. Purtroppo ci siamo sbagliati, perché fotografando la reazione delle persone nell'omicidio del 2011 e guardando la reazione nel secondo omicidio, ma le persone, c'è stato un cambiamento molto veloce da parte delle reazioni, perché la prima volta vedevamo questa marea di gente che piangeva per strada, i vecchi. Sì, c'è stata anche la seconda, però quasi al 50%. C'era molto meno sensibilità, c'era molto meno partecipazione. Alla fine noi avevamo perso il perché eravamo lì. E che cosa era successo? L'avevamo perso e stavamo piangendo dei poveri fiorieri, come se le persone fossero dei oggetti. Io l'omicidio di Firenze, il secondo, me lo ricordo non per il morto, per una città che piange i fiorieri. Grazie. Grazie, Fabio. Anche lui, Aghigo Conate, a giugno quest'anno è stato vittima di un'aggressione. Tu vivi a Napoli fai il cuoco. Io voglio chiedere a te che cos'è il razzismo. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per questo evento e grazie per l'invito e grazie anche a ognuno di voi che ha deciso di venire ad ascoltarci oggi. Io sono Bianchi Conate e faccio chef a Napoli, cioè sono una di quelle persone che vedete tutti i giorni nel comune che vengono in Italia e sono qui io da circa 4 anni. Quando sono venuto qua mi sono dato da fare, mi sono integrato abbastanza nella comunità napoletana e poi io sono una di quelle persone che, di quegli immigranti che vedete tutti i giorni sulla barca, che ho riuscito a aprire un ristorante multietnico a Napoli. A giugno scorso sono stato aggredito da due persone che stavano dietro una macchina. Mentre che ho finito di cucinare al ristorante, ho finito di lavorare, stavo tornando a casa a piedi. Ero con altre 3 persone, però dopo che sono arrivato al punto in cui io devo attraversare la strada per andare a casa mia, e loro dovevano continuare di andare un'altra parte. E poi una volta che ho attraversato la strada, vedo questa macchina e si è rallentata. E poi abbassano il finestrino e mi hanno sparato con un fucile a piombino. Io sentivo poco dolore e ho detto va bene, non fa niente. E mentre che ho continuato a camminare, vedo che mi sta ancora bruciando. E quando ho alzato la maglietta ho trovato il sangue che stava scorrendo. E una volta che ho visto questo, ho chiamato il mio amico, è venuto, siamo andati insieme prima a casa e poi io l'ho accompagnato a pronto soccorso. Dopo lì mi hanno medicato, mi hanno scritto delle medicine da prendere. Secondo me il razzismo si può definire in vari modi, nel senso che uno può commettere un reato diritto e un altro può commettere un reato indiritto. Cioè, diritto quando vai a mostrare a una persona la tua reazione, la tua propria reazione, e indiritto un'altra persona può convincere uno di commettere un reato, è quello che sta accadendo adesso. Perché prima i cittadini erano civilizzati fino a un certo modo, ma c'era abbastanza equilibrio tra gli stranieri e la popolazione, per quanto visto io, dato che sono qui da pochi anni.
Il razzismo continua ancora a succedere nelle scuole, sulle strade, sui posti pubblici, sui mezzi pubblici, che succede dappertutto. Questi fatti che stanno succedendo adesso, il razzismo e anche l'odio verso le persone di colore, perché non soltanto solo persone di colore, diciamo tutti extracomunitari che vivono qui in Italia, soprattutto a questi ultimi mesi, perché la campagna è stata basata sull'immigrazione, che i migranti sono delinquenti, che sono criminali, che sono spacciatori, tutte queste cose qua. Ma l'immigrazione non è questo, la gente deve svegliarsi, capire come funziona la realtà dell'immigrazione, perché l'immigrazione non è quello che stanno dicendo. Ognuno deve alzarsi e capire, cioè, se vogliamo trovare soluzione a un problema, cioè, dobbiamo capire da dove inizia il problema, perché le soluzioni non si possono trovare senza sapere il problema. È quello che sta succedendo, vogliono trovare soluzione ma non sanno qual è il problema. Secondo me l'Europa, cioè, deve assumere la sua responsabilità, non soltanto l'Italia, perché ogni atto che fai ha una conseguenza. Cioè, quindi l'Europa sta subendo la conseguenza delle sue azioni, perché quando gli africani vivevano a casa loro tranquillamente, mentre che si sono trovati a Berlino per cioè, la famosa conferenza di Berlino, hanno diviso l'Africa come una torta tra di loro, e questa reazione la stanno subendo adesso, perché cioè, ognuno deve, dobbiamo prevedere le conseguenze delle nostre azioni. Ogni decisione che prendiamo ha un'azione, ha una conseguenza. Cioè, l'immigrazione, se vogliamo fermare l'immigrazione, cioè, non si può fermare qui in Italia, non si può fermare qui in Europa, cioè, bisogna iniziare da dove è iniziato il problema. Perché l'Africa è un continente più ricco di delle risorse minerali e tutto quant'altro, ma le guerre continuano ancora a succedere in Africa. In Africa le armi non costruiscono là, ma vanno usate in Africa, perché nessuno si chiede perché. Perché le fabbriche di armi continuano ancora, cioè, continuano ancora a crescere, continuano ancora a avere abbastanza liquidità per poter fabbricare altri. La potenza mondiale delle armi continua a crescere, perché io vedo tutti i giorni che le armi sono usate o in Africa o in Medio Oriente. Ma perché noi in Europa? Ma perché noi in America? Cioè, nessuno si chiede perché. Perché in Africa la gente, ognuno va a prendere quello che gli pare. Cioè, non dovrebbe essere questo, dovrebbe essere uno scambio tra l'Africa e l'Europa, uno scambio come si deve fare? Cioè, nel senso che sì, l'Europa è il petrolio, sì. Prendete il petrolio, però ci dovete fare ritornare qualcosa indietro. Ma no, cioè, se vogliono il petrolio, oppure se vogliono oro, oppure se vogliono i diamanti, buttano mercenari e li fanno diventare terroristi, dicono che sono terroristi, sono musulmani, ma cioè, non è così. Perché quelli non sono né musulmani, cioè sono i mercenari addestrati che vanno in Africa per creare problemi, per creare danni all'autorità, così cioè, non potranno più avere il controllo su di tutto, e poi quelli vanno a prendere quello che gli pare. Ma non dovrebbe essere così. Allora, se vogliamo fermare l'immigrazione, cioè, bisogna andare in Africa. Bisogna aprirsi gli occhi, ognuno di voi, non soltanto il governo, perché secondo me il governo vi sta ingannando, perché vi fate vedere quello che voi volete vedere. Questo è il grande problema. Non ci fa vedere proprio cioè, quello che è la realtà, ma no, non si fa vedere la realtà, perché la realtà dell'immigrazione nessuno lo sa, a parte il governo, e poi nasconde. E poi trattano le persone come clandestini. Ma i clandestini, che significa la parola clandestino? Secondo voi? Una persona che non ha un documento, secondo voi? Molti lo sanno, molti conoscono clandestini su questo fatto qua. Se uno non ha un documento è un clandestino.
Ma tutte le persone che stanno qua hanno un documento? Cioè, hanno un documento in attesa per la commissione territoriale. E quel documento gli permette di fare, gli permette di lavorare, gli permette di viaggiare in Italia, gli permette di fare molte altre cose. Allora, spiegatemi che cos'è il clandestino, chi sono i clandestini? I clandestini non ci stanno, nessuno è clandestino. Cioè, ognuno è libero di andare libero dove vuole, quando vuole e per quanto tempo vuole stare lì. E questo rimane tanto. Grazie con a te e proprio chiedo ad Abubakar che torna da Riace, è arrivato poco fa da Riace. Questa questione che diceva appunto con a te della clandestinità. È costruire la clandestinità una condizione in realtà prodotta da alcune leggi che vigono in Europa, come per esempio la legge Bossi-Fini, una legge del 2002 che non permette canali legali di ingresso in Italia e che non permette di regolarizzare la propria posizione a persone che in Italia lavorano stabilmente da molti anni. Questa è una questione che ogni volta dobbiamo ribadire, ripetere. Molte persone arrivano in maniera irregolare in Italia perché da nessun paese del continente africano, da gran parte dei paesi del continente asiatico, non è possibile arrivare in Italia con un visto di studio e di lavoro, come era invece prima del 98. È stato sempre meno possibile arrivare per vie legali e sarà sempre più difficile regolarizzare la propria posizione. Tu hai parlato in un articolo che hai scritto recentemente per l'Espresso, salutiamo anche i colleghi dell'Espresso e di Repubblica che sono stati attaccati poche ore fa dal ministro del lavoro, Luigi Di Maio. Non dovrebbe essere l'augurio di nessun ministro, di nessun governo augurarsi la chiusura di un giornale, anche del giornale più avverso o più lontano, più distante politicamente dalle proprie posizioni. Abubakar, tu hai scritto, c'è un razzismo istituzionale e il decreto sicurezza che è stato firmato qualche giorno fa dal Presidente della Repubblica, racconta bene che cosa significa il razzismo istituzionale, un razzismo che è per legge, definisce gli esseri umani in esseri umani di serie A e esseri umani di serie B, contrariamente a quanto dice la nostra Costituzione, l'articolo 3, uno degli articoli più avanzati al mondo che tiene insieme la libertà, l'uguaglianza formale e l'uguaglianza sostanziale. L'articolo 3 della nostra Costituzione è tra i pochi nelle Costituzioni del mondo che contiene anche una parte in cui si dice che lo Stato deve garantire il percorso anche materiale per conquistare la propria uguaglianza, deve in qualche modo garantire un'uguaglianza sostanziale di mezzi per essere poi uguali davanti alla legge. Che cos'è il razzismo istituzionale, Abubakar? Grazie innanzitutto, buongiorno di nuovo. No, intanto io vi ringrazio tantissimo e vorrei insieme a tutti noi, rivolgere gli applausi di prima a Mimmo Lucano. Viviamo in un contesto all'interno del quale stanno succedendo quanto è stato richiamato prima, sia dagli interventi precedenti che dalla tua domanda. S-
se fossimo stati in Sudafrica o se qualcuno avesse chiesto a chi ancora continua a salvaguardare la memoria in Sudafrica, ponendo la domanda: ma cos'è l'apartheid? Cos'è stato l'apartheid? Separare la popolazione da una parte bianchi, dall'altra parte indiani, neri, metici. Partendo da una considerazione che c'è una questione di superiorità sulla base dell'esistenza di razze che determinano quanto una parte di questa popolazione sia superiore, cioè quella bianca, rispetto alle altre tre, che esprimono una diversità che, anziché essere valorizzata, è stata considerata un elemento di separazione all'interno della stessa comunità. Quindi sul piano della privazione delle libertà, sul piano della segregazione, vale a dire introducendo questa cultura all'interno dell'ordinamento giuridico. E tutti coloro i quali si ponevano fuori da questi perimetri, vale a dire non davano ambito di legittimazione a questo tipo di operato, venivano perseguitati. Da qui la lotta anti-apartheid, che aveva la sua dimensione geografica, spaziale, culturale, per non parlare dell'aspetto economico che continua tuttora. Non a caso la concentrazione dell'economia e della ricchezza sta ancora più o meno nelle stesse mani, con la presenza di qualche altro soggetto che fino a ieri sul piano del colore della pelle oggi siede ai stessi tavoli, però la stragrande maggioranza, anziché interrogarci verso l'esistenza di questa discriminazione all'interno di un contesto di crisi, ha dato la caccia ad altri neri qualche anno fa, che erano immigranti, altri immigranti sempre del continente africano. Ecco, l'avere istituzionalizzato questo tipo di cultura, che non era una deriva verso l'istituzione dell'apartheid, ma è stato assunto. Noi oggi in Italia, ho fatto questa premessa per semplicemente dire ciò che si sta manifestando oggi in Italia, dove l'indifferenza, per non parafrasare Gramsci, opera potentemente nella storia, opera passivamente, ma opera anche nel nostro quotidiano, ci riporta a cosa è successo in Italia negli anni 38, mentre 10 anni dopo, la Costituzione che oggi compie 70 anni, nel 48 in Sudafrica veniva istituzionalizzato l'apartheid. Le norme che sono state approvate in Italia nel corso degli anni hanno accompagnato quella che è una giusta preoccupazione delle persone all'interno di un contesto di smarrimento dei valori, in un contesto di crisi, dove in qualche modo possiamo dire che la forma di privazione dell'accesso a temi quali il lavoro, il reddito, giovani costretti a studiare, ma anche con la paura di non uscire dagli atenei, perché fuori non c'è nulla, e se si esce fuori dagli atenei si abbraccia il mondo del lavoro dequalificato, lavoratori impoveriti. Di conseguenza la politica che fa? Crea il clima dell'inimicizia,
perché da questo punto di vista la popolazione diventa merce elettorale. E cosa piace in questo mercato? È individuare in qualche modo il nemico pubblico, non su un piano linguistico, ma porta con sé ciò che fu la teoria dell'esistenza delle razze. Anche se sconfitta sul piano scientifico, la cultura che ha accompagnato questa teoria esiste tuttora e non si limita soltanto alla dimensione colore della pelle, ma ha a che fare anche con elementi che riguardano il sessismo, ha a che fare con elementi che riguardano tante altre questioni che sono nella memoria di questa comunità. Allora, oggi in Italia è stata presa questa deriva ed è una deriva che non si fermerà ai migranti in quanto persone che abbiano un colore di pelle nera. È una deriva che avrà come bersaglio prima gli italiani, ma quelli impoveriti saranno accomunati ai neri. Questo è il clima all'interno del quale è stato assunto questo. Pensare che è una questione che ha a che fare con un colore politico. Vi ricordate che nel pieno della crisi uno dei ministri degli interni, di fronte alla presenza dell'arrivo dei profughi, che turisti non sono, predicava dicendo che a un certo punto ha temuto per la tenuta democratica dell'Italia. Era Marco Minniti. Il decreto Minniti-Orlando cosa ha come elemento comune denominatore con l'attuale decreto? Quello che hanno come elemento comune denominatore è quello della razzializzazione. Quando si creano tribunali speciali, quando in qualche modo si mettono all'interno dello stesso pacchetto provvedimenti che riguardano i beni confiscati alla mafia, insieme ai temi dell'immigrazione, vuol dire che noi stiamo entrando all'interno dell'istituzionalizzazione di una categoria che va considerata dal loro punto di vista non persone, e se persone sono, sono sempre diversi da noi altri. Tu sei l'omicidio, l'assassino di Soumaya Sako quest'anno hai accompagnato la salma in Mali. Il sindacalismo italiano, tu l'hai citato molte volte, Giuseppe Di Vittorio, ha sempre rappresentato un'avanguardia nel movimento antirazzista in questo paese. È anche per questo, secondo te, che i sindacalisti sono un bersaglio di chi appunto è razzista? Ci sono elementi che richiamano sicuramente alle forme di lotte sindacali. Quando il sindacato non è lo strumento di chi il posto di lavoro ce l'ha già assicurato, ma un sindacato che si interroga su quanto avviene all'interno del tessuto sociale, cioè della comunità, si preoccupa della condizione dei lavoratori che prima di essere chiamati tali esseri umani sono. Non a caso, hai citato prima Di Vittorio, i braccianti, non li considerava braccianti in quanto braccianti sul posto di lavoro in dinamiche di produzione, li considerava esseri umani, persone prima. Che hanno dei diritti, della dignità. Oggi svolgere questa attività nel contesto attuale, dove l'attività sindacale viene addirittura considerata elemento da superare, o quando allo stesso momento l'attività sindacale non è un'attività sindacale che parla una sola lingua, ma continua a guardare, esiste sul piano culinare tanti ristoranti. Esiste nel tessuto sociale tantissime persone. Chi è che non mangia sushi cinese, kebab senegalese e quant'altro? Tanti.
Però sul piano del lavoro, nei luoghi di lavoro, non essere in grado di interpretare questa bella diversità nelle sue caratteristiche, non fare più un'assemblea soltanto in italiano, ma fare un'assemblea parlando in francese, in barbara, in inglese, in arabo, in assanti, interroga il sindacato qual è oggi il suo ruolo di fronte a questo mondo che possiamo chiamare il mondo dei dannati della globalizzazione. Il sindacato serve ed è importante, Soumaila Sakho appunto, ha abbracciato il percorso dell'USB all'interno di una di queste assemblee, dove si riunirono per la prima volta quasi 500 braccianti, non all'interno della tendopoli dove erano stati confinati, ma portati all'interno della sede del comune. Apro una piccola parentesi, giusto per rappresentarvi in che contesto ci eravamo trovati. Alla prima assemblea ci siamo trovati sul posto, la finanza, i carabinieri, la polizia, e ci hanno detto che non avevamo seguito la procedura. Al che ho chiesto, ma quale sarebbe la procedura? Dovete informare la questura, ma signore scusate, è un'assemblea sindacale, casomai abbiamo mandato una richiesta all'amministrazione comunale per chiedere gli spazi. Questo è, in che modo tutta questa dimensione si è raffigurata all'interno dell'operato anche di chi non ne ha competenza, quindi la categoria speciale che va trattata con leggi speciali, vale a dire, piccola memoria, cosa furono le leggi razziali. Noi abbiamo Gad Lerner qui, che è un po' la memoria storica di che cosa è stato il razzismo e anche l'antirazzismo in questo paese. Nell'anno che è appena trascorso hai raccontato nella tua trasmissione La difesa della razza, tutti questi episodi, questi attacchi. C'è questa coincidenza incredibile, no? Che proprio gli 80 anni, ricordiamo gli 80 anni di quella pagina nera che furono le leggi razziali in questo paese, e in questo anno abbiamo registrato così tanti attacchi razzisti e ci accingiamo ad approvare un decreto immigrazione e sicurezza che ahimè ripropone delle disuguaglianze molto forti basate su questa questione della razza. Ta-Nehisi Coates dice il razzismo nasce dall'idea della razza, ed è, la razza è un'ideologia politica molto precisa, un'ideologia politica che attiene al fascismo storico, ma anche a molte organizzazioni politiche che si definiscono neofasciste e che sono riuscite per certi versi a compiere un percorso di egemonia culturale e appunto ad arrivare nei discorsi comuni, nei discorsi del bar. Sentiamo ripetere la questione della sostituzione etnica, per esempio, nei bar di questo paese, e pochi sanno che è una teoria politica precisa, pensata da ideologi neofascisti francesi, che appunto ricorda il piano Galerci, quindi un'ideologia politica molto, molto precisa. Ci puoi aiutare a capire appunto, a partire da questo, che cosa è successo nell'ultimo anno e quali sono le radici? Temo anch'io che ricorderemo questo 2018 non soltanto come l'anno della svolta dei cambiamenti negli equilibri politici del nostro paese, ma anche come l'anno in cui si è passati dalle parole ai fatti, i fatti raccontati così bene in quel video all'inizio, una sequenza che i mass media italiani, le televisioni italiane esitano a mettere in fila, come hanno fatto i ragazzi di Ferrara, perché lo trovano imbarazzante, qualche cosa che come dire, svilisce l'immagine della nazione di fronte agli organismi internazionali. Guai a dire che in Italia c'è il razzismo e c'è una escalation delle violenze. Ma allora dobbiamo ricordare forse questa differenza rispetto al 1938. Allora il razzismo istituzionale, la promulgazione di leggi razziste principalmente contro gli ebrei, gli africani e i meticci, arrivò
a freddo. Non era prevista, fu un calcolo politico del regime. Aveva i suoi propagandisti, aveva i suoi ideologi naturalmente, aveva radici culturali nel passato, ma fu una scelta improvvisa del regime, del nascente impero. Oggi invece dobbiamo dire che c'è stata una lunga preparazione, che questi decreti che si configureranno, sono d'accordo con Aboubakar Soumaoro, e non solo dall'ultimo decreto Salvini, ma anche da diversi decreti che differenziano gli aventi diritto in cittadini italiani, cittadini stranieri lungo soggiornanti e quelli che hanno solo il permesso di soggiorno, pagano le tasse, versano i contributi, ma non hanno gli stessi diritti degli altri, sono preceduti da una lunga pratica di razzismo culturale. Diop, raccontando, rievocando la strage di Firenze del 13 dicembre 2011, due morti e tre feriti, perpetrata da un sedicente intellettuale, autore di pubblicazioni sui fumetti e su altre cose, questo cassiere simpatizzante di Casa Pound, mi ha fatto venire in mente che io due giorni dopo quella strage facevo l'infedele, una trasmissione televisiva che si chiamava L'Infedele, e invitai una giovane promessa della Lega tra gli altri ospiti, che si chiamava Matteo Salvini, a commentare quell'episodio. E la tensione, diciamo, di questo formidabile comunicatore giovanissimo era già allora quella di dire: ma cosa parlate di razzismo? Ma come vi permettete di paragonare questi episodi all'oscuro passato, a quella parentesi brutta della storia d'Italia del 1938, culminata poi nelle deportazioni del 43? Qui dipende solo dal fatto che sono troppi e che, essendo troppi, provocano delle reazioni di pochi pazzi, come dicevi tu. Quello si è continuato su questa linea. Già da due anni Salvini aveva proposto che a Milano i vagoni della metropolitana fossero separati tra gli italiani e gli stranieri. Questo era il 2009, quindi è una storia che si compone e noi tendiamo a dimenticarla perché viene sempre presentata come provocazioni, suggestioni, molto spesso battute di spirito, ironia, e su questo vorrei poi dirvi qualche cosa. Ma se quest'anno, il 2018, avvertiamo tutti quanti che si è rotto un argine, è per un motivo più imbarazzante. Avete citato come momento simbolico che rompe questo argine Luca Traini, che va per le strade di Macerata a sparare ai neri 30 colpi di pistola, vendicando così l'omicidio di Pamela Mastropietro. Ma dobbiamo ricordarci che questo avveniva il 3 febbraio e che un mese e un giorno dopo, cioè il 4 marzo, a Macerata il partito per il quale Luca Traini si era candidato alle elezioni diventa il primo partito della città, prende più del 20% dei voti. E questo che ci turba e che segna un passaggio, ma segna un passaggio che in quelle poche settimane che cosa ha registrato sui mass media, sulla tribuna del nostro dibattito pubblico, nelle quali erano gli ospiti più contesi, i Salvini, i Di Maio, che parlavano dei taxi del mare e i loro partner, che anche su Macerata l'argomento è stato quello stesso. Se si è determinata quella tensione che ha portato un matto a sparare all'impazzata sui neri, dipende dal fatto che per quella città 400 richiedenti asilo ospitati nelle strutture dello SPRAR sono troppi, è qualcosa di insopportabile. E anche in quel caso si è ritenuto da parte di chi allora stava al governo di abbassare i toni, di non lanciare un allarme razzismo nel nostro paese, perché il disagio provocato dal fatto che sono troppi è l'argomento
con il quale ci dobbiamo misurare. E questo troppi che ci sentiamo ripetere continuamente, allude a una massa indistinta, oscura, senza nomi, senza personalità, un magma come tale minaccioso. E tutte le volte che diventate, scusate se mi rivolgo così a voi, a parte che, come dire, ho una biografia non poi così dissimile, anche se sono molto più vecchio, ma tutte le volte che diventate individui con nome e cognome, con una personalità, con un corpo, con un messaggio da trasmettere, immediatamente parte nei vostri confronti la stigmatizzazione. Per questo il razzismo istituzionale si alimenta di meccanismi di disumanizzazione, di degradazione, che spesso adoperano il linguaggio subdolo della satira e della pseudo-ironia, su Balotelli, su Cecil Kyeng, no? Dice, vabbè, non si potrà scherzare sull'aspetto fisico di Cecil Kyeng, non potremo polemizzare con un calciatore un po' bullo e che protesta perché non si fanno gli ussoli in questo paese. Accettate il linguaggio del popolo, il linguaggio politicamente scorretto, ma sono le personalità che diventano nome, cognome, storia. Si vuole che gli immigrati, lo straniero, rimanga una massa, un magma, senza personalità, anonimo. Quando Abubakar raccoglie quella sfida terribile del 2 giugno di quest'anno per reagire con la protesta dei lavoratori, dei braccianti, all'omicidio di Soumaila Sakho, gli dà un nome, gli dà un luogo di nascita, e Abubakar Soumaoro ha accompagnato la salma di Soumaila Sakho per 8.000 chilometri fino al suo villaggio nel Mali occidentale, Sambakanou, perché restituire un volto e una personalità, una individualità, è quello che, come diceva anche la signora, ai giardini pubblici con suo figlio, è quello che crea la relazione, il guardarsi negli occhi e che toglie lo spettro del magma indistinto dello straniero. Ma è qualcosa di sgradevole che dobbiamo dirci tutti quanti, e che ha a che fare con il titolo che avete dato a questo incontro, Italiani brava gente. Si è veramente fatta passare l'idea che semmai gli italiani sono vittime in questo momento, e che anche in passato le leggi razziali o razziste, come sarebbe meglio dire, furono una parentesi, una piccola macchia oscura senza la quale Mussolini ha fatto anche tante cose buone e in qualche modo siamo stati già un paese fascista, e tutto sommato non ci dispiace nemmeno tanto di esserlo stati. Per cui pensateci, i propagandisti del razzismo del secolo scorso se la cavarono alla grande nel dopoguerra. Furono ancora onorati, ebbero le loro proprietà, non furono mai perseguiti. Siamo arrivati al punto, e pochi purtroppo lo sanno, che colui, il magistrato che presiedeva il tribunale della razza, è diventato nel dopoguerra presidente della Corte Costituzionale, la stessa persona, Gaetano Azzariti, perché c'è un'indulgenza plenaria su questa nostra relazione con lo straniero, e oggi si ripropone negli stessi termini. I propagandisti, gli incitatori dell'odio razziale, della xenofobia, dell'odio per lo straniero, passano per coraggiosi anticonformisti, uomini dell'establishment che finalmente
usano il linguaggio del popolo e costringono all'anonimato tutti gli altri. Dico a proposito di questo solo un'ultima cosa: noi abbiamo bisogno di dare nomi e volti. Mi ha molto colpito che Mimmo Lucano nei giorni scorsi insistesse su Becky Moses, e non so quanti di voi conoscano la storia di questa ragazza di 26 anni che era stata ospitata dallo SPRAR a Riace, ma dopo che le è stata denegata e respinta la richiesta di protezione umanitaria, a un certo punto ha dovuto andarsene via, è andata a vivere non sapendo dove andare, nella tendopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro, e lì, ironia della sorte, il 27 gennaio di quest'anno, giornata della memoria, si è incendiata la sua tenda perché faceva molto freddo e bisognava, per scaldarsi, accendere il fuoco, e il nylon brucia con il fuoco, ed è morta in queste circostanze. Ora, dare un nome a queste storie è il bisogno appunto di togliere dall'anonimato le persone. Lo stesso vale, come abbiamo detto, per chi invece cercava di costruire con le lamiere una baracca. E allora forse è il caso di sapere, a proposito di razzismo istituzionale, che insieme a Sumaila Sarkou, che è stato ucciso con un colpo alla tempia da quella fucilata, c'erano altri due braccianti che raccoglievano quelle lamiere, uno che è stato ferito alla gamba e l'altro che ha avuto la vita salva soltanto perché teneva una lamiera sulla testa e i proiettili erano arrivati dall'alto. Ebbene, questi due, che non sono testimoni, sono parti lese del prossimo processo, oggi ancora non hanno ricevuto il rinnovo del permesso di soggiorno e della protezione umanitaria. Questa è l'Italia di oggi. Domanda, Gad, proprio perché vorrei che ci lasciassimo, il pubblico di Internazionale a Ferrara con un che fare. Quando nel 1989 Gerry Maslow, un bracciante, fu ucciso a Villa Viterno, 200.000 persone scesero in piazza e fu approvata la prima legge in Italia sull'immigrazione, la legge Martelli. A Macerata, subito dopo la tentata strage di Luca Traini, fu convocata una manifestazione dalle organizzazioni di base, dai centri sociali, dalle persone che con i richiedenti asilo, con i migranti, le comunità straniera di quella città. E però molte organizzazioni, il principale partito che era il governo in quel momento, il PD, ma anche molte organizzazioni, l'ANPI, la CGIL, ritirarono l'appoggio a quella manifestazione. Io credo una pagina nera tra tante che abbiamo citato oggi. Da dove potrebbe ricominciare un movimento antirazzista che non sia, come dice Pape, soltanto folcloristico, ma sia invece un'affermazione? Intanto da non aver paura delle parole. Noi siamo sommersi dalle parole volgari e di denigrazione della propaganda governativa. La cosa terribile che avvertiamo e che ci riduce quasi a un senso di impotenza è vedere che i cattivi sentimenti che ci sono sempre stati nelle società oggi vengono orgogliosamente sbandierati e rivendicati dall'alto, legittimati da chi sta al potere, e questo quasi ci ammutolisce. Ma allora semplifichiamo anche noi, smettiamola di avere paura di dire le parole razzismo e la parola fascismo, perché questo è il problema. E rendiamoci conto che
solo costruendo un movimento trasversale e unitario che pone al centro la questione dell'antirazzismo, là dove la parola d'ordine avversa, così potente e suggestiva, è prima gli italiani. Ecco. Allora io penso che più che disperderci nei ragionamenti politici su chi saranno i prossimi leader dei partiti dell'opposizione, l'unione fra nuovo sindacalismo di base, militanza della cooperazione e volontariato dell'accoglienza siano un tessuto vivo che in Italia è ramificato, che questa festa di internazionale ogni anno ci dimostra esistere e che assume un significato ancora più importante nel 2018, che possono dal basso costruire questa resistenza a una sola condizione: di non derogare mai dai principi fondamentali. Quando chi dovrebbe rappresentare la sinistra e l'antirazzismo in Italia comincia i suoi discorsi dicendo però ammettiamolo, sono troppi, però se vogliamo fare della integrazione è meglio se prima fermiamo gli sbarchi e dopo parleremo di integrare. Se si comincia con la timidezza e con il dubbio che per difendere i poveri italiani, le classi subalterne, gli sfruttati di questo paese, bisogna per forza delimitare il perimetro degli aventi diritto e escludere gente che paga le tasse e versa i contributi o che lavora in nero, come nella logistica e nell'agricoltura e nell'edilizia di questo paese, dalle prestazioni o dal diritto ad avere retribuzioni pari agli altri. Ecco, è qui io credo che dobbiamo smetterla di essere timidi, di fare dei passi indietro. Sui valori e sui principi fondamentali si può costruire la base non soltanto di una resistenza, ma di una pratica sociale che ha tanti protagonisti, come la vostra presenza anche qui dimostra. Intanto la realtà che continuano a propagandare è diversa da quella realtà che noi viviamo ogni giorno. Abbiamo visto tutti ieri le immagini di Riace e guardiamo questa platea. Dobbiamo avere l'entusiasmo, il coraggio, la determinazione per dire che l'Italia non è soltanto una. Dicendo che antirazzismo oggi non può essere praticato se non ha la capacità di interagire con la dimensione della giustizia sociale. Perché il terreno sul quale loro continuano a buttare benzina sul fuoco si chiama disoccupazione giovanile, famiglie abbandonate, tagli al welfare, quindi di conseguenza bisogna creare il nemico pubblico, il responsabile per eccellenza, che in questo caso, come diceva prima Gar, sono quei soggetti che non si sa quali siano. Perciò se noi continuiamo, i nostri vicini di casa di ieri, che solidarizzavano con noi, o in qualche modo si fermavano, non nella dimensione dell'indifferenza, ma si interrogavano, quando vediamo quelle stesse persone, 5 su 10 o 7 su 10,
dire ma forse il ragionamento di quelli, forse hanno ragione, occhio a non trattarli subito di razzisti. Proviamo a spiegare, perché ormai la complessità, spiegare la cultura fa male. Proviamo a spiegare, forse probabilmente lì cominceremo a costruire un percorso come giusto deve essere costruito, non guardando il nero, poveraccio, dobbiamo aiutare. No, in questo contesto di oggi la solidarietà di fronte a norme come queste, come fu raccontato adesso da Gallene rispetto alle leggi razziali, è una questione di dovere. Ciò che ha fatto Mimmo Lucano sta nel pieno del rispetto della Costituzione. Probabilmente qualche legge è stata approvata andando fuori da quei perimetri. Quindi noi di conseguenza la solidarietà serve, ma praticarla diventa un dovere, però nell'ottica di una ricomposizione, parlando non soltanto a chi arriva sulle barche, ma parlando anche ai giovani che sono costretti a prendere i voli low cost e andare altrove. Antirazzismo, giustizia sociale, scusatemi, tenendo insieme la dimensione dell'antisessismo. Appunto l'articolo 3 della Costituzione italiana: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ricordate che la nostra Costituzione è stata scritta da una minoranza di persone che hanno combattuto contro le leggi razziali, contro il fascismo, hanno combattuto per l'uguaglianza e la libertà che noi oggi dobbiamo difendere. Io ringrazio.